Questa è una presentazione che faccio praticamente ogni anno, è dedicata un pochino a capire cos'è. Guardate, sono proprio quattro concetti che voglio raccontarvi. Queste sono le mie affiliazioni, Dipartimento Ingegneria Elettrica e Elettronica, GALCH e FLOSLAB. FLOSLAB è il primo spin-off dell'Università di Cagliari che integralmente è basato su software libero, lavora con software libero, fatturiamo 2 milioni di euro l'anno e ci lavorano 40 persone. Il che vuol dire che con software libero si può lavorare. Diciamo proprio come casi pratici. Diciamo, il software libero cos'è? Come nasce? Questi sono i concetti veramente fondamentali del software libero. Le famose quattro libertà. Ok? La prima libertà... la chiudi la porta, Paolo. E chiudi la porta, che mi stanno uccidendo. Ok. Dunque, quattro libertà sono veramente il concetto base. Le quattro libertà sono, prima, di eseguire il programma. Cioè potete eseguire un programma come volete, tranquillamente, senza nessun problema. Seconda, libertà di studiare come funziona. Non solo come funziona fuori. Quindi usate Office e dite me lo studio, imparato Office, ma anche studiare come funziona dentro. Molte persone hanno imparato a programmare lavorando su progetti open source e su software libero. Libertà di distribuire copie. Ci sono anche software che sono gratuiti di cui voi teoricamente non potreste distribuire le copie. Prendete Adobe Acrobat Reader, lo usiamo tutti, abbiamo tutti scaricato. Sapete che andate contro la licenza se passate a un'altra persona una pennina dove c'è il kit di installazione. Infatti se guardate e trovate tutti quelli che vi dicono scarica Acrobat Reader, vi mandano al sito di Adobe, che è l'unica che ha diritto di farvelo scaricare. Voi non potete neanche distribuirlo. Libertà di migliorare il programma, questo è un altro concetto che è un pochino quello base, diciamo che per noi è un pochino naturale, per me che mi occupo di ricerca. Il principio è quello di condividere quello che si è fatto, quello che si sa. La ricerca è basata su un principio semplice. Io come scopro qualcosa? Pubblico. E come pubblico? È pubblico perché qualcuno mi superi. L'importanza è il mio lavoro. Io ho un lavoro che ha 2400 citazioni. Il pensiero che 2400 persone se lo siano letto mi fa impressione, perché veramente lo trovavo noioso mentre lo scrivevo. Il pensiero che 2400 persone se lo sono letto mi fa veramente effetto. Però 2400 persone mi hanno citato per andare oltre quello che avevo detto io. E io sono riandato oltre quello che avevano detto loro dopo che avevano commentato quello che avevo fatto io. Il principio è condividere la conoscenza. E quindi fai qualcosa e lo metti dentro. Io ad esempio sono stato, quando ancora sapevo programmare, cioè parecchi anni fa purtroppo, ormai a Pisa si dice, ormai non so più farlo, a Pisa si dice chi sa fare fa, chi non sa fare insegna. Io infatti insegno ormai. Assolutamente. L'unica differenza è semplicemente che un tempo le sapevo anche fare. Però il software libero è una cosa semplice. Cioè, io come ho incontrato il software libero? Per non parlare di macro storie, eccetera. Semplicemente era proprio l'inizio di internet e avevano distribuiti i primi software che facevano server web. Mi serviva una funzionalità. Me l'ero scaricato, eccetera. Seguivo praticamente tutto l'internet dell'Università di Cagliari. Mi serviva una funzionalità idiota che era quella di far autenticare gli utenti, riconoscere gli utenti per poter utilizzare alcune funzioni del server web. Ho chiesto, ma questa funzionalità c'è? Dovete farla quando la rilascerete, visto che è tutto gratis? Ho detto, ma no, guarda, non pensiamo di farla subito, non abbiamo molte richieste, ma se vuoi farla, puoi farla. E dico, posso modificare il vostro codice? Pa. Un giorno e due notti. Glielo rimando indietro e dico guarda sta funzionando, ho provato a fare, anzi mi disse anzi dopo che l'hai fatto rimandamelo. Gli ho rimandato, trovate ancora scritto Giulio Conca, se trovate le vecchie versioni di quel pacchetto, per un pezzo di codice che avevo scritto io, e lo hanno usato tutti. Io ho imparato tanto, il software si è arricchito, questo, cioè, senza fare grandi discorsi, questi sono i principi e sono quelli che vi tutelano, vi garantiscono, ed è fondamentale. Però diciamo c'è anche l'esperienza pratica. Molti dei ragazzi che diciamo hanno studiato qui, dove usiamo moltissimo software libero, vanno nelle aziende e sanno già usare dei software avanzati, ed è quello il principio, la cosa più utile.
diciamo, software libero, non solo gratis. Sentirete parlare di software libero, open source, nella comunità del software libero ci sono molte discussioni, software libero, open source, a me, onestamente, sì, mi interessa per questioni di principio, però non me ne frega niente, l'importante è che la gente lo possa usare, ridistribuire e così via. Il concetto è che libero, la parola free software non significa gratis, non ti sto regalando una birra, ti sto dando la possibilità di fare la birra e gestirtela automaticamente e anche utilizzarla. Quindi perché software libero? Perché fondamentalmente va bene, cioè funziona, non c'è problema. È anche semplicemente un cambio di modello di business, ragazzi. Cioè, anche le aziende di informatica che si lamentano tanto del software libero che gli fa concorrenza perché io devo fare del software e gli altri lo regalano. Ma perché non cambia niente in realtà? È semplicemente un diverso modello di business, cioè un modello diverso di come guadagnare. Quando Renato Soru ha inventato l'internet gratis, non è che non guadagnava più. Prima c'erano gli abbonamenti a internet, voi siete tutti troppo giovani per ricordarvelo, però prima si pagava l'abbonamento come per la DSL, ma proprio per collegarsi via modem. Poi è uscito internet gratis, ma non è che lo regalasse, semplicemente guadagnava da un'altra parte, era cambiato il mercato. Ma anche il mio verduraio, quando sono nate le città mercato, ha dovuto cambiare modo di lavorare. Cioè, ha dovuto puntare sulla qualità e su certe nicchie che non erano coperte dalla città mercato. Perché la città mercato sicuramente non poteva fare concorrenza con i prezzi. Quindi semplicemente cambia qualcosa, niente di più. Poi sono tanti modelli per guadagnare. I vantaggi del software libero è che è software di ottima qualità, questo ve lo dico, mi rimetto la giacca da ricercatore, da professore universitario che devo aver buttato a qualche parte perché oggi sono assolutamente come utente Linux qua. Funziona perfettamente. Noi come ricercatori, uno dei lavori più citati miei è uno in cui proprio dimostro che il software libero da un punto di vista di qualità di codice è superiore al software proprietario. È una cosa di cui vado molto orgoglioso, perché per una volta ho unito il lavoro a quelle cose che fa piacere dimostrarle scientificamente. Trovate tanti altri che vi aiutano. Il GUCE è un esempio. Se voi avete un problema con Linux o con un software, esiste una mailing list dove non bisogna neanche essere iscritti al Gulch, ma basta essere iscritti a quella mailing list che si chiama Gulch Help, scrivete e qualcuno vi aiuta. E vi aiuta perché, diciamo, fa piacere, perché tanto quell'errore l'abbiamo già fatto, cioè, quindi sappiamo già quale può essere il problema e mettiamo e vi diamo una mano, ma probabilmente su un'altra cosa ci risponderete voi. Ha moltissime installazioni utenti, quindi, diciamo, è molto testato. E poi aderente a molti standard, che è il tema di cui parleremo più tardi. Poi, vantaggi per l'utente. Innanzitutto non paga niente. Ragazzi, quanti di voi hanno Office a casa? O meglio, facciamo il contrario. Chi non ha Office a casa? Addirittura 5. Un record. Vi ho visto, tanto siete tutti gente del Gucci, quindi è evidente. Ah, scusate, ho dimenticato di sollevare il braccio anch'io. Ok. Chi ha pagato la licenza di Office? Ragazzi, siete tutti pirati. Ma sapete qual è stata la grande fortuna di Microsoft? Di fare un software copiabile. Prima di Office, eccetera, i software erano difficili da copiare. Bisognava cercare i crack in quei siti russi, che non esistevano neanche, peraltro, a quei tempi i siti russi, perché quasi non esisteva internet. Semplicemente, e perché l'hanno reso semplice da copiare? Per un motivo molto semplice, perché tanto sapevano che voi non gliel'avreste comprato, l'avreste comunque piratato, quindi a quel punto tanto vale renderlo semplice. Ma voi il giorno che aprirete uno studio di geometra o dopo la laurea aprirete uno studio di ingegnere, se avrete la pessima idea di venire qua, sconsiglio vivamente, ragazzi, io sono laureato in scienze dell'informazione a Pisa, diciamo, e avere docenti come me ve lo sconsiglio vivamente, quindi c'è qualche collega bravo in facoltà, ma... comunque, quando comincerete a lavorare, vi cercheranno, vi controllerà la finanza, se l'avete, cosa usate. Nella mia azienda ci sono 40 persone che usano tutte Open Office, anzi LibreOffice, perché siamo estremisti. Abbiamo solo una versione di Office nel caso ci serva. Una licenza l'abbiamo presa. Se io sono contrario non sono contrario, diciamo, non amo la logica del software proprietario, però
non ho mai piratato un software, non ho mai piratato musica, eccetera. Diciamo, no, ragazzi, ho 50 anni, cioè, ovviamente, se avessi la vostra età l'avrei fatto anch'io. Diciamo, quando avevo la vostra età non si poteva fare, si potevano duplicare le cassette. Adesso, tutto sommato, quel poco che ascolto è musica che ho già comprato 20 anni fa, oppure ascolto la radio. Ok, poi un altro punto, appunto, non dipendenza da un unico fornitore. Cioè, non è che se ad esempio Microsoft si impazzisce e decide di lavorare in altra maniera, voi vi ritrovate vincolati. Software libero ne trovate tanto. Quando è capitato che un gruppo non sia andato bene, comunque il software è sempre stato portato avanti. Diciamo, per voi è anche un problema relativo, però in altre realtà è un problema significativo. Ad esempio, fra un po' smettono di fare gli aggiornamenti del penultimo Windows. Dovrete o avere un software senza aggiornamenti, quindi con tutti i virus e tutte le schifezze che vi possono capitare, tutti gli attacchi hacker, tutte queste cose che vi possono capitare, oppure dovrete comprare la nuova versione del software. E fra l'altro, siccome Microsoft ha un accordo con Intel, alla fin fine, o almeno penso, dovrete anche cambiarvi il PC perché non funziona. Il mio PC ha 5 anni e continua a funzionare imperterrito, perché va benissimo con Linux. E queste qui sono tutte piccole scocciature. Poi, un'altra lezione che dobbiamo imparare è quella della competizione. Internet, sapete qual è stata la chiave di successo di Internet? La chiave di successo di Internet è che Internet non era di nessuno, ok? Semplicemente esistevano gli standard su cui era basato il funzionamento di Internet e chiunque poteva prendere e sviluppare soluzioni per Internet. Quelli di Yahoo erano 4 ragazzi che studiavano a Stanford e hanno aperto Yahoo. Hanno fatto prima un sito che faceva una serie di cose, una tecnologia, e hanno aperto Yahoo. Napster e tutti quelli erano tutti, si sono creati una cosa, inventata e usata, perché si parte tutti alla stessa posizione. Usando software libero, adesso usatissimo, adesso parlo di aziende di informatica, nella mia azienda usiamo tutte le tecnologie più avanzate utilizzando strumenti open source, ambienti di sviluppo, software di base e così via. Ed è tutto rigorosamente open source, non abbiamo bisogno di niente. La cosa bella è che sono gli stessi strumenti che usa IBM ormai. E i ragazzi che escono da qua, che escono da informatica, quegli strumenti li sanno usare. Perché? Perché noi un pochino per pigrizia, per evitare di costringervi a violare una licenza, a craccarvi un software, cerchiamo di insegnarvi a usare strumenti open source, che poi vi serviranno. Ho detto che sei stata una grande fortuna nel mondo del lavoro, perché poi tante persone hanno trovato il lavoro. Cioè, voi, anche se volete aprire una piccola società di informatica, avrete gli stessi strumenti degli altri. Non dovrete investire 15.000 euro per comprarvi tutta una serie di software che vi servono per lavorare. Pensate, la suite della grafica è una suite che costa 12.000 euro. Ah no, quello è l'altro software proprietario che un'azienda. Il mio grafico non ne vuol sentire. Usa la suite di Adobe. Ho provato a convincerlo, ma fra cambiare grafico e cambiare cosa, preferisco tenermi il grafico e sopportare e pagare ogni paio d'anni 8.000 euro per la suite. Però bravissimo, l'ho insultato in tutte le maniere, ho provato con Teletecniche, ma non ce n'è. Lui dice che per fare quelle cose lui riesce meglio con questo. Quindi il concetto fondamentalmente è questo: condividere, avere condividere fra utenti, oltretutto. Quanti problemi sono stati risolti da vostri amici che usavano il vostro stesso software o lo stesso videogioco? Quanti consigli vi hanno dato? Nell'open source è molto grande la comunità. Punto. Lasciate perdere le licenze, sono fatte a dilettanti. Cioè, software libero, come vi ho detto, è dimostrato scientificamente che è di grande qualità. Funziona perfettamente, nessuno dà garanzie. Adesso, non pensatevi come studenti, ma pensatevi come una persona che sta in un'azienda e ha bisogno di un software che gli faccia un certo lavoro. Ad esempio, mi tenga la contabilità. E a quel punto voglio qualcuno che posso pagare e che mi possa aiutare a risolvere i problemi. Ok? Cioè, voglio qualcuno che mi dia garanzie, perché se mi si blocca il software io non riesco a lavorare.
E a quel punto mi dà un pochino di fastidio. O peraltro, se leggete la licenza di Microsoft, c'è scritto che se vi si crasha, vi cancella tutti i file che avete, eccetera, eccetera, sono affari vostri. Quella è la garanzia che dà Microsoft sui suoi. Ma dico Microsoft per dirne una, gli altri sono uguali. Lì il modello è semplicemente diverso. Potete trovare per alcuni software delle aziende che vi danno garanzie, per altri dei consulenti. Cioè, se voi imparate a utilizzare alcuni software complicati, voi potete essere i primi a fare assistenza, ma non dovete chiedere a IBM o a Microsoft di poterlo fare. È la vostra capacità che vi qualifica, che vi certifica. Ad esempio, un server web, un antivirus, un firewall. A Cagliari ci sono 7 o 8 ragazzi che sono espertissimi di firewall open source e lavorano per quasi tutte le aziende di Cagliari per gestirgli i firewall. Semplicemente, uguale. Cambia solo il meccanismo, guardate, non cambia niente. Non avete nessun vantaggio, nessun problema. Poi, diciamo, anche perché anche le aziende che lavorano sull'open source, se lavorano seriamente e onestamente, guadagnano. Questi sono alcuni modelli di business che sono utilizzati nell'open source. Ve l'ho detto, Flosslab fattura 2 milioni d'anno, ha 40 dipendenti e tranquillamente lavora solo sull'open source. Perché sono servizi a valore aggiunto. Okay. Non c'è bisogno di farti pagare il software che facciamo. Facciamo pagare i servizi, quel valore aggiunto che riusciamo a dare. Questi tanto le trovate direttamente. Il software è affidabile, maturo, eccetera. Anzi, poi vabbè, tendenzialmente nell'azienda open source ci sono una serie di valori, perché è anche una scelta, qualche volta solo economica di business, qualche volta anche etica. Però, diciamo, per un'azienda di informatica è fondamentale. Però, diciamo, usarlo è anche una cosa che si può fare. Infatti ho chiesto la cortesia a un'amica, a Fiorella, prego, siete vicini, che lavora in un'azienda di 700 persone. Loro fanno servizi, buste paga e tutti questi servizi per quasi tutte le aziende del modenese e loro hanno solo open source. Lei non è una tecnica, si occupa di tutt'altro, però mi fa sempre una rabbia pensare che per lei è normale. Non ha una serie di problemi, infatti le ho chiesto se si poteva avvicinare semplicemente per testimoniarlo, perché vabbè, in azienda siamo tutti open source ma siamo tossici, gli altri sono ragazzi, cioè questo qui se gli dicessi di usare Windows si licenzierebbe dopo 3 secondi e mezzo, cioè se ne scapperebbe di corsa, però siamo tecnici, loro invece fanno tutt'altro mestiere. Fiorella, racconta un attimo cos'è per te usare effettivamente open source. Io faccio parte di Confartigianato e la nostra associazione comprende circa 600 dipendenti e siamo in Emilia-Romagna e abbiamo varie sedi e tutte queste sono collegate con dei PC e utilizziamo effettivamente open source. Questo sia per come modo di trasmissione, di notizie attraverso posta elettronica eccetera, sia se per contabilità, paghe eccetera, per dare dei servizi ai nostri associati. Anche questi si possono collegare alla nostra associazione attraverso dei programmi, sia per poter effettuare le paghe delle proprie aziende, sia per la contabilità tramite dei PC e tramite Linux, riescono a fare le buste paga e la contabilità collegandosi alla nostra associazione che gli può dare supporto e può aiutarli direttamente nei servizi che devono fare. Dico, in pratica avete mai avuto qualche problema, qualche vostro associato che vi ha detto ma perché usate Linux, non usate Microsoft, non riesco a lavorare? Vi è mai capitato di dire questo non lo posso fare perché uso Linux? Ma normalmente cioè qualcuno ci può porre il problema, però è un problema facilmente risolvibile con delle dimostrazioni e con aiutandoli direttamente nel loro lavoro. Il concetto è questo, vedete, che si può usare tranquillamente, cioè non c'è proprio nessun problema, anche facendo 35.000 buste paga al mese, che uno penserebbe che la cosa più strana e così via, si può usare.
Lei non è una tecnica, anzi, la cosa divertente è che sia lei che quasi tutti i suoi colleghi si sono installati Linux a casa, perché ci lavorano meglio. I computer, vecchi computer Windows li avete buttati quasi tutti. Sì, no, effettivamente anche il problema di virus, eccetera, viene bypassato, diciamo, con il sistema di open source, con... è più difficile che si blocchino i computer, che ci siano, per cui si può fare tutto praticamente con questo nuovo sistema di lavorare. Sì, quindi questa l'ho chiesto di venire proprio per testimoniare, perché poi sono le esperienze, le testimonianze quelle che dimostrano che effettivamente si può utilizzare, eccetera. Per me il messaggio è questo: usatelo e vedete se vi va bene. Al limite tenetevi un'installazione Windows per videogames, ma a parte quelli comics, infatti farà rigorosamente l'esempio di come si può utilizzare tranquillamente. Però il concetto è quello, provatelo, curiosate, eccetera. Come vantaggi pratici, il più banale è proprio l'antivirus. Io sento tutti i miei amici che si lamentano virus qua, virus là, con Linux non esistono i virus. Altre cose stupide, che non devo aggiornarlo in continuazione, non devo stare a cambiarmi il PC in continuazione, non ho grossi problemi di prestazioni. Questo c'ha 2 giga di RAM, immagino che quasi tutti i vostri PC ne abbiano di più, quelli che usate. Quindi questo è il concetto, provatelo tranquillamente. Se volete vederlo, tutto il giorno ci stanno accampati qua. Se avete un vecchio PC su cui volete provare a installarlo, anche un PC che usate, si fa doppia partizione, cioè praticamente in un pezzo vi lasciamo Windows e in un pezzettino piccolo vi mettiamo Linux. Se poi fra un paio di mesi scrivete che volete, organizziamo un altro install fest e restringiamo Windows e allarghiamo Linux. Però provateci, non costa niente. Ho detto, sono stati minacciati, gente che non pialla computer, quindi non vi cancella tutto. State tranquilli. Abbiamo messo in meno peggio, non dico i migliori, ma in meno peggio, quindi danni non ne dovrebbero fare. Grazie mille a tutti. Se avete qualche domanda, qualche curiosità, eccetera, liberissimi, oppure c'è uno bello stop davanti, quindi passo direttamente al prossimo oratore.